fatto delle lamentele per quanto riguarda il centro di Roma relative a questi tavolini che verrebbero messi in maniera del tutto fuori organizzazione e che creano appunto difficoltà a chi transita per il centro di Roma, ma soprattutto perché ci si sottrae alle regolamentazioni del comune. Ebbene, insomma, Corsini questa cosa l'ha presa di petto e si è adoperato a che i vigili andassero a controllare, fare, rimuovere, e da cui la protesta appunto dei commercianti che si lamentano di tutta una serie di cose che chiaramente possono anche trovare scarsa accoglienza, data appunto la non osservanza delle regole, ma insomma è una vicenda classica quella del prendere in esame le difficoltà di commercio che ci sono in questi momenti, e l'altra che invece è quella dell'osservanza delle regole, da cui per esempio un disagio enorme da parte di Corsini che addirittura ieri ha minacciato le proprie dimissioni. Dunque ne parliamo con Gemma Omani Ronchi, che è consigliere di Italia Nostra. Signora Ronchi, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sì, guardi, non è un tanto semplice il problema. Io sono anche una residente del centro storico, quindi conosco e sono anche delegata di Italia Nostra come consigliere al Sì. centro storico e conosco bene le situazioni. Intanto la maggior parte dei tavolini sono abusivi, quindi noi abbiamo scritto un comunicato stampa chiedendo a Cossetti di ritirare le sue dimissioni perché Certo. è un atto di coraggio che lui deve portare avanti. E oltretutto sono tutti questi tavolini selvaggi sono in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio. Non dimentichiamo che ci sono delle regole ben precise, c'è cioè l'articolo 52 per esempio del codice beni culturali e le aree pubbliche che hanno questo valore storico, artistico e paesaggistico vanno Sì. tutelate. Quindi non solo Corsetti ma anche il comune. E noi abbiamo anche nel nostro comunicato attaccato all'assessore Bordoni che vuole liberalizzare tutto. E Alemanno, tra l'altro, aveva promesso a Corsetti e al Pio Municipio di mandare un sostegno umano, nel senso che loro, Corsetti dice che ha poche persone, quindi tutte le pratiche iniziate dai vigili urbani, che tra l'altro anche loro sono spesso assenti, tra virgolette, perché 8.000 vigili urbani. In centro se ne dovrebbero vedere un po' e non si vedono mai, però gli amministrativi sono anche pochi. Poi queste pratiche dalla polizia amministrativa passa al municipio e lì si bloccano perché hanno poco personale per lavorarle. E il sindaco in un incontro pubblico, noi partecipiamo sempre agli incontri come Italia Nostra, Sì. aveva promesso di mandare delle persone in aiuto. Abbiamo anche, mi scusi, questi sono due o tre punti molto No, no, importanti. l'abbiamo chiamata proprio per chiarificazioni. Sì, abbiamo anche chiesto alle sovrintendenze tutte di venire fuori dal loro silenzio, perché ecco, prendiamo l'esempio di questi tendoni di plastica. Intanto le delibere non sono neanche molto chiare, delibera comunale riguardanti questi arredi. Ma si rende conto, intanto per esempio le stufe sono pericolosissime con queste bombole, i tendoni, ma da Piazza Navona, cioè coprono le visuali dei più bei monumenti, quindi le sovrintendenze devono uscire allo scoperto e devono difendere il nostro patrimonio. Certamente. Allora poi c'è l'istanza dei commercianti, i quali dice che senza stufa e gas Ma no, chiudiamo vabbè, tutti. i No, no, ma commercianti, parliamone, guardi, tranquillamente. sì, no, i commercianti esagerano. E tra l'altro sono molto molto protetti dal comune, dall'assessorato sia al commercio che diciamo che io ce l'ho anche un po' con l'assessorato alla mobilità, perché questi tavolini vengono messi in qualsiasi punto, negli incroci, quindi in contrapposizione col codice della strada, ovunque vengono messi. E qui a Roma ognuno fa quello che vuole e non è possibile. Questa è la realtà, perché va detto, è un fenomeno esclusivamente romano, nel senso che se si va in giro, diciamo nelle principali città italiane, c'è un Ma certo. ordine che viene anche tranquillamente rispettato. I costi, per esempio, dell'affitto del suolo pubblico Ah, beh. sono esorbitanti, si pagano dei costi altissimi, da cui poi le tariffe commerciali per gli utenti. Senti che il caffè che costa i 3 euro e tutto quello di cui ci si lamenta. Ma perché? Perché i costi del suolo pubblico in affitto sono esorbitanti. Ed Però è che qui sono irrisori, perché qui un tavolino costa 187
200 euro l'anno, un tavolino con quattro sedie. Beh, però qui mi permetta, i risori, guardi, io so di commerci che pagano per uno spazio intorno ai 70-80 metri quadri intorno anche ai 18.000 euro l'anno in alcune sì, zone. Sì, ma quanto guadagnano? Ah beh, vabbè, certo, questo poi il è relativo. Il centro storico? No, certo, poi no. Avere 70-80 metri quadrati all'esterno è veramente assurdo. Cioè, l'esterno dovrebbe essere intanto perlomeno uguale allo spazio interno, mm-hmm. non di più, perché dovrebbe essere. E poi non solo, un'altra cosa, che le ASL sono anche lì, sono sempre assenti. Mm-hmm. Io avevo provocatoriamente detto che anche i servizi pubblici igienici dell'interno devono essere proporzionati agli utenti. Adeguati, certo, non c'è dubbio. Senta, c'è un altro aspetto di questa vicenda che è romana, ma io in alcuni altri aspetti credo anche italica, adesso credo di aver visto anche cose analoghe in qualche città minore dell'Italia. Invece all'estero, quando prendiamo Parigi, no? Signora sì. Ronchi, Parigi ha un dehors, una cultura del dehors che è di molto favorita poi dai vari arrondissement che amministrano sì. Parigi, che è un qualcosa di straordinariamente bello, nel senso che vengono favoriti anche nella costruzione fissa degli stessi, devono seguire dei criteri di certo. eleganza ancorché di architettura. Ecco, è tutta un'altra storia, perché qua non ci si riesce? Certo, bisognerebbe chiedere al comune questo, perché gli arredi esistono delle delibere, ma poi non vengono osservate, quindi è delibere sugli arredi, quindi perfino sulle i tendalini che non dovrebbero essere senza scritta, ci sono le delibere ma non vengono osservate. Tutto qua. E poi diciamo che le strade di Parigi non sono quelle di Roma, del centro storico di Roma, no, infatti sono certo. enormi, quindi sono enormi, insomma, sì, non però si può fare un confronto di questo tipo. No, no, ma io mi riferivo proprio alla regolamentazione, no? Della, sì, sì, del certo, tutto. No, no, ma esistono delle delibere molto chiare, ma poi io guardi, noi l'assessore Gasperini, che è delegato del sindaco al centro storico, ha mantenuto questa delega pur essendo assessore ai beni culturali. Lui ci riceve spesso, ma evidentemente più di tanto non può fare. Certo. Ne parliamo, discutiamo gli emendamenti sulle delibere, ma poi rimane tutto come prima. E i residenti non sono affatto tutelati, ecco, sono veramente messi all'angolo. C'è qualcuno che ha detto potrebbero andare a vivere alloggiata, ma insomma il centro storico non si può svuotare dei residenti. Chi va tutelato invece senza dubbio Corsetti, perché certo, fa esercizio certo. del suo lavoro, del suo ruolo. Assolutamente, noi no? lo sosteniamo, deve assolutamente andare avanti, ritirare le sue dimissioni e avere coraggio, noi lo sosteniamo e saremo con lui. Molto in bene. Queste lotte. Molto bene. Intanto molti auguri, signora grazie, Ronchi. Grazie altrettanto a tutti. Grazie a voi, grazie. Alla signora Gemma Umani Ronchi, consigliere di Italia Nostra.